Castellaro. Golden ovviamente in regia. Nel frattempo il primo pallone è tutto per la Viola Reggio Calabria e si riparte. Caroti, passa la palla a Bosquil. Slalom tra due avversari, prova il tiro difficile, realizza Alan Bosquil. Primo canestro per la Viola Reggio Calabria. C'è il blocco di Powell, Caroti prova la tripla, non va, al rimbalzo c'è Powell. Gol americano prodotto di Georgia Tech. Tanti palleggi per lui, alto basso con Mortellaro, difende molto bene la Viola. Da Fly con la collaborazione di Fabi, passaggio per Caroti, contropiede con tre passaggi, passaggio per Boswell da tre, va, rimbalzo c'è Chris Mortellaro con l'offensivo per Chiedi, passaggio per Golden da due, realizza. Passaggio un po' sbasso per Fabi, linea di fondo, scarico per Powell, prova la tripla, Marchand, Powell tutto solo. Nel primo periodo, gara infinita, Mortellaro per Davis da tre. Non sbaglia Kate Davis. Ma gli arbitri hanno visto altro, mi sembra strano. Tira Powell per due volte, radiatamente. Passaggio per Powell e gioco offensivo dei Nero Arancio. Powell, tanti palleggi per lui come fosse una guardia. Scarico per Agustin Fabi, in mezzo all'aria, in mezzo a due giocatori. Il rimbalzone di Powell che continua a fare la voce grossa, grossissima nel pitturato. Poi con un passaggio in post, anche se molto lontano da canestro da Powell, che prova a crearsi un tiro. Si avvicina con potenza ma sbaglia, recupera il suo rimbalzo. Golden prova la reazione. Sbaglia ma c'è il tapin, facile facile, di Chris Mortellaro. Stava veramente bellissimo da vedere. Com'è bella, bellissima la stoppata di Marchand Powell che dice no, contropiede Viola, Caroti, stoppato ma a rimorchio c'è Fabi. Legretti, Golden ancora lui, scarico per Davis, prova la bomba Davis, realizza. La Reggio Calabria con Riccardo Rossato che serve Lorenzo Caroti, blocco di Powell. Caroti fino a detto viene in fondo, scarico per Guariglia, va su il Guaro. Rimbalzo questa volta di Powell e si riparte. Caroti per Alan Bosquil, scarico per Guariglia tutto solo, deve andare su Tommaso, segna anche questo. Attacca la Viola Reggio Calabria, Rossato prova a bruciare Golden fino a dentro, terzo tempo spezzato. Scarico nel pitturato per Allegretti, contro scarico per Venucci tutto solo, rimbalzo c'è ancora Allegretti. Ottimo lavoro di Allegretti, scarico di Pervenucci da tre, esce a testa alta dalla mischia, passa la palla a Rossato, ora in posta ancora per Fabi, arresto e tiro da due, realizza il long two. Ora Pervenucci, blocco di Mortellaro, Venucci in palleggio, finta la tripla, passa la palla a Falluca da tre, non perdona la bomba dell'ex. Passa la palla a Bosquil, prova la bomba Alan Bosquil, si sblocca, playoff di Serie B, passaggio incredibile, errore di un giocatore di Chiedi, nel frattempo Powell ne approfitta a strapparla, prova il tiro, step back in allontanamento, sbaglia, scadono i 24 ma il rimbalzo è positivo di Powell. Darla in difficoltà da Fly che alla fine serve molto molto bene con un giusto equilibrio. Powell, Caroti fino a dentro con la moto, layup da sogno, prova ad andare dentro con la mancina, tiro a una mano, tabellone canestro. Giocata rocambolesca, efficace, super efficace per il capitano Gigi Sergio. Prova a girarsi Powell, passaggio per Caroti, la bomba di Caroti sul ferro. Lotta al rimbalzo da Fly, la strappa insieme a Fabi, bomba di Bosquil sul passaggio di Fabi. Strato di Bosquil che ha nelle corde questo tiro in contropiede, dall'altra parte Golden non perdona. Serve Lorenzo Caroti che mette tranquillità ai suoi, 17 secondi per andare al tiro. Serve Agustin Fabi, ancora per Caroti. Si passano la palla per tre volte e due, bomba di Bosquil, realizza! A liberarsi Golden, la marcatura di Da Fly sta funzionando alla grandissima. Sergio prova la bomba, non perdona Gigi Sergio, la risposta 51-38. La Viola prova ad attaccare, Fabi palleggia come se fosse un playmaker, arresto e tiro da tre, frontale! In posizione, ma lui non si è spostato di un millimetro e poi nei momenti di libertà si sta preoccupando di Golden, quindi veramente una partita. Golden in palleggio, Golden prova l'arresto e tiro a due, non va. Mortellaro segna, subisce il fallo, ancora un end one che, superato lo shock del tiro da tre al termine del terzo quarto con Scafati, può ricominciare a giocare. Proprio Babilozze, passa il pallone a Bosquil, deve superare a metà campo la Viola con 5 secondi per andare al tiro. Bosquil da casa sua da 3! Da dove ha tirato? Ha tirato da Cepione, ragazzi! C'è il tiro di Golden che realizza, risposta immediata di 3 Golden. Mani di Tommaso Guariglia in post, Guariglia contro Allegretti, si gira Guariglia, prova il tiro da 2, realizza Tommaso Guariglia! Allegretti, scarico per Sergio da 3 sul ferro, si lotta rimbalzo, la palla termina nelle mani ancora di Sergio che realizza da 2. Powell,
serve Guariglia. Ora per Babilozze. Babilozze parte in palleggio, va dentro, vola, segna e subisce il fallo. Il rimbalzo è ancora per la Viola Reggio Calabria, che sceglierà per effettuare un solo tiro. Bosquil, 9 secondi per andare al tiro. Bosquil perde per un attimo il pallone, finta, arresto e tiro. Fuori equilibrio, fuori ritmo, fuori tutto, ma realizza Alan Bosquil. Costa in casa Proger, ci pensa Golden, va dentro, movimento giordanesco e canestro pazzesco per 3 Golden. Va a saltare Caroti, contro scarico per Golden, la tripla di Golden realizza, contro scarico per Golden da 3, realizza Golden, in palleggio Golden, fino a detto fino in fondo, segna e subisce il fallo. Fabi in mezzo all'area, finta e controfinta, scarico per lo stato, tiro reverse. Bosquil prova la bomba e va bene così per il team di coach Polignano. Bosquil palleggia elegantemente, Bosquil fino a detto fino in fondo, primo punto per Alan Bosquil. Dall'altra parte Golden non molla, realizza subito, prova la bomba, realizza Alan Bosquil. Il primo momento subito molto aggressivi in difesa e quindi il pubblico si è fatto coi. Palla recuperata, Riccardo Lo Stato fino a detto fino in fondo, realizza anche lui da 2 punti, tutti in piedi per la Viola Reggio Calabria. Cambio, standing ovation anche per Lorenzo Caroti. Entra Celissa Fly. Ultimissime battute, segna il primo Venucci. 91-73 dal Pala Calafiore. È fatto ormai, gara 4 della Viola Reggio Calabria. Venucci ancora in lunetta, realizza. Fa 2 su 2, ultimi 16 secondi. Vediamo se la Viola addormenterà il pallone. Penso proprio di sì. Finisce così, tutti in piedi per la Viola Reggio Calabria che vince gara 3.